tramite del Centro di Formazione e Cultura e Vita a Lecce. Il nostro obiettivo è connettere le generazioni, le culture diverse in uno spazio. Di solito le generazioni vanno separate. Ci sono le università della terza età dove ci sono solo le persone over 65 e anche diversi centri culturali dove vanno solo i giovani. Invece noi cerchiamo di organizzare gli eventi lo scopo dei quali è connettere queste generazioni insieme, scambiare l'esperienza, scambiare le conoscenze e arricchire questo bagaglio parlando, comunicando, quindi fare tutto insieme. Così noi organizziamo i corsi per le persone over 50, i corsi di computer, di smartphone, i corsi di lingua e anche i corsi per gli insegnanti delle persone adulti, quindi i corsi APAS del passaporto informatico europeo e anche i corsi di lingua per le persone adulte. Inoltre organizziamo gli eventi formativi, sociali e anche culturali che connettono le generazioni. Durante la quarantena non ci siamo fermati e abbiamo continuato ad organizzare i nostri eventi anche online. Abbiamo trasferito tutti, non tutti, ma la maggioranza dei nostri corsi in Zoom. Abbiamo organizzato i corsi online, così i nostri studenti bravissimi over 50 abbiamo imparato a usare Zoom. E anche abbiamo organizzato i tandem linguistici con i nostri partner bielorussi e adesso in programma continueremo ad organizzare i nostri corsi di lingua sia online sia nella nostra sede e anche in programma l'organizzazione dei progetti europei anche con i partner europei dedicati alla promozione dell'approccio intergenerazionale nella formazione e organizzazione degli eventi che connettono generazioni diverse e culture, le culture diverse insieme. Ci troviamo a Lecce, vicino a Porta Napoli. Il nostro sito è www.edovita.it e organizziamo i corsi di lingua, i corsi EPAS, passaporto informatico europeo e anche gli eventi sociali e culturali. Seguiteci alle nostre pagine Facebook e Instagram.